Procediamo ora alla realizzazione di un nuovo pezzo. La proposta è quella di realizzare il modellino 3D di questa ruota dentata. Allora, innanzitutto andiamo a vedere che il corpo centrale è un disco di diametro 130, su quali poi sono ricavati 30 denti alti ognuno 10, pertanto l'ingombro complessivo della ruota è 130 più 10, cioè 150. Profondità nel disco di 130 è di 14. Quindi andiamo a realizzare questa. Avvio schizzo 2D sul piano verticale, andiamo a disegnare una circonferenza di 130, ok? Vedo che è nera, quindi è completamente vincolata. Torno di qua, estrusione. Posso pensare di farla anche simmetrica, per qualche motivo potrebbe aiutarci successivamente, cioè fare, impostando la distanza di 14, come avevamo detto, 7 a destra del piano di schizzo e 7 a sinistra. E faccio ok. Ora posso prevedere di, introdurre i denti. Allora, andiamo a vedere il dettaglio dei denti che troviamo qui sotto. Questi denti sono alti 10, hanno una base 8 inferiore e quella superiore di 4 e in numero, vengono riportati qui sulla tavola, sono 30 denti. Pertanto andiamo a realizzare il primo dente, quindi avvia schizzo 2D su questa faccia centrale. Allora, dobbiamo creare il profilo del dente. Allora, creiamoci le due circonferenze di sostegno. Una di 130, vedete la disegno fuori per velocità poi di vincolo. Infatti adesso faccio vincolo coincidente, il punto centrale della circonferenza col punto centrale degli assi, così sono sicuro, vedete che diventa nera che è a posto. Ne faccio un'altra, questa volta avevamo detto di 150 e faccio la stessa vincolatura che abbiamo visto poco fa. Perfetto. A questo punto vado a provare a schizzare il profilo del dente. Allora, l'idea potrebbe essere questa, cioè di andare a definire queste due linee inclinate che andrò poi a tagliare nelle loro eccedenze. A questo punto posso creare un vincolo di simmetria, è un nuovo vincolo che vediamo simmetrico e questo permette di rendere fra di loro simmetriche due segmenti rispetto a un asse. Quindi, come funziona? Clicco sul primo elemento e sul secondo elemento che devono essere simmetrici e poi vado a definire l'asse di simmetria, che in questo caso è questo qui, che corrisponde all'asse Y. Qui nell'albero di sinistra vado a cliccare su asse Y e come vedete viene definita questa relazione. A questo punto andiamo a quotare la distanza tra questi due punti, che è 8, anzi 4, e poi quella tra i due punti inferiori, che è 8. A questo punto andiamo a tagliare le parti di circonferenza che non ci servono e come vedete abbiamo il profilo del nostro dente. È già nero perché l'altezza di questo dente è già definita dalle due distanze, dalle due circonferenze di costruzione. Concludi schizzo, estrusione, andiamo a selezionare il profilo del dente, invertiamo verso l'interno e profondità 14. Ok. Il primo dente, come vedete, è realizzato. Andiamo però a notare che il dente presenta, vedete, questo smusso, profondo 10 e largo 2. Quindi l'idea potrebbe essere quella già qui di creare la superficie smussata a destra e a sinistra. Poi vedremo un modo alternativo per realizzarlo che sfrutta la rivoluzione. Allora posso fare smusso. Allora, vado a selezionare la terza opzione di smusso a due distanze. Quindi abbiamo bisogno di definire la distanza 10 e la distanza poi 2 e andare a selezionare i due segmenti, i due spigoli da smussare. Ok? Quindi ne dobbiamo fare uno alla volta, quindi uno applica e poi rifacciamo la seconda volta, secondo smusso dall'altra parte, applica, ok. E a questo punto, come vedete, abbiamo ottenuto lo smusso e il dente non è dritto, ma è appunto smussato. A questo
questo punto andiamo a ridisegnare i denti, a disegnare il profilo per realizzare tutti i 30 denti, quindi serie circolare. Andiamo a cliccare la lavorazione da ricreare, con attenzione che non dobbiamo ricreare solo la struttura estrusa del dente, ma anche i due smussi. Quindi andiamo a selezionare anche le due facce dello smusso. A questo punto l'asse di rotazione sarà, direi, l'asse centrale in questa direzione. Selezioniamo il numero di denti 30 e faccio ok. E vedete che ho ottenuto quanto desiderato.